a me il piacere e l'onore di invitare alla messa in onda dello speech di Giorgia Meloni, che è in viaggio, in missione per il nostro governo, e ci ha lietato di un suo messaggio. Grazie. Dunque, buon pomeriggio a tutti, mi dispiace veramente tanto di non essere riuscita a essere con voi oggi al Palazzo dei Congressi. Avevo promesso ad Antonio che avrei fatto il possibile per esserci, lui sa che quando prendo un impegno faccio di tutto per rispettarlo, ma questa volta davvero sarebbe stato impossibile, quindi scusatemi. Antonio Tajani sa bene, perché anche lui si confronta con un'agenda internazionale molto fitta, quanto sia difficile per noi conciliare tutto. A volte ce la facciamo, altre volte no, però sono certa che mi perdonerete. In ogni caso non potevo mancare con il mio saluto al congresso di Forza Italia. Da presidente del partito so bene quanto un congresso sia importante nella vita di qualsiasi movimento politico. È il momento per eccellenza nel quale i dirigenti e gli iscritti discutono, decidono la linea politica, scelgono chi ha l'onore e l'onere di rappresentare quella linea politica nella società, nelle istituzioni, e posso solo immaginare quanto questo congresso sia importante per Forza Italia, particolarmente in un momento come questo. È la prima volta senza Silvio Berlusconi, senza un uomo straordinario che ha segnato la storia recente, che ha impresso svolte in politica, nella comunicazione, nell'impresa. C'è chi ha detto e scritto che senza Berlusconi non ci sarebbe stato un futuro per Forza Italia, però noi sapevamo che era una previsione sbagliata e i fatti lo stanno provando. Antonio e tutta la classe dirigente del partito hanno saputo raccogliere un'eredità politica estremamente importante, l'eredità politica di Silvio Berlusconi, e Forza Italia continua a essere un punto di riferimento per una parte significativa dell'elettorato di centrodestra. E vedete, non c'è giorno in cui non legga sui giornali che il centrodestra è spaccato, che noi ci occupiamo praticamente per tutta la nostra giornata a litigare. La verità è molto diversa, Antonio lo sa molto bene. Non solo stiamo governando con grande compattezza, ma lo stiamo facendo con velocità e concretezza, e alla fine la velocità con la quale un governo riesce a operare è il metro più preciso per valutare la compattezza di una maggioranza. Li abbiamo visti i governi che non riuscivano a fare niente perché le loro maggioranze litigavano su tutto. Non è il nostro caso, perché il centrodestra non è un incidente della storia, non è un'aggregazione che sta insieme per il potere o per impedire agli altri di andare al governo. Noi stiamo insieme sostanzialmente per scelta, perché le nostre visioni sono comuni e le nostre diversità ci rendono più forti. Il nostro obiettivo comune è quello di dare all'Italia un futuro di benessere, di sicurezza e di protagonismo. Il centrodestra è e rimane una straordinaria realtà politica che tra poche settimane festeggerà i suoi primi 30 anni di storia. Nel 1994 è nato il centrodestra, e grazie al centrodestra gli italiani hanno conosciuto la democrazia dell'alternanza, la possibilità di scegliere tra uno schieramento e un altro, che vuol dire soprattutto un confronto di visioni. In queste tre decenni molte cose sono cambiate, abbiamo combattuto tantissime battaglie insieme, alcune le abbiamo vinte, altre le abbiamo perse, però tutto questo ci ha reso ancora più consapevoli, ancora più uniti, e ci ha soprattutto dato diciamo così la cassetta degli attrezzi che ci serviva oggi per assumerci una responsabilità storica, che è quella di accompagnare l'Italia nella Terza Repubblica, dando ai cittadini per esempio il potere di eleggere direttamente il capo del governo, di dire basta una volta per tutte ai giochi di palazzo che hanno determinato buona parte della storia d'Italia, consolidare la democrazia dell'alternanza, dare agli italiani un governo stabile, autorevole, pienamente rappresentativo della volontà popolare, è la madre di tutte le riforme, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista internazionale, perché solo un governo eletto dai cittadini e che ha gli strumenti per governare può portare avanti una visione di lungo periodo, può dare certezze al tessuto produttivo, può essere rispettato e riconosciuto all'estero. È un impegno solenne che ci siamo presi tutti insieme con gli italiani e intendiamo essere di parola, così come intendiamo essere di parola quando diciamo che anche in Europa bisogna cambiare, portare una ventata di aria nuova. Le elezioni europee dell'8 e del 9 giugno saranno da questo punto di vista un appuntamento decisivo, perché anche se apparteniamo a famiglie politiche diverse, gli obiettivi sono comuni, e proprio in Italia noi abbiamo dimostrato come una maggioranza
pure composita ma coesa nella visione di fondo, possa fare la differenza. E allora anche in Europa possiamo portare proprio il modello italiano. Oggi l'Italia è tornata protagonista sulla scena europea e grazie a questo governo è riuscita a far cambiare approccio su tanti dossier, dall'immigrazione alle politiche green. Però le resistenze sono ancora molte. La sinistra fa di tutto per impedire una inversione di rotta netta che è fondamentale e che viene chiesta a gran voce dai cittadini, dal mondo produttivo, dalle persone normali che vivono ogni giorno i problemi. Per questo è fondamentale che il centrodestra abbia ancora più forza in Europa, ma questa forza può arrivare solo dai cittadini e dal loro voto. Ogni voto in più al centrodestra è un voto per un'Europa più attenta alle sue imprese, per un'Europa che difende i suoi confini dall'immigrazione irregolare di massa, per un'Europa che non rinnega se stessa, ma che al contrario è fiera di ciò che è, fiera della sua identità. Ecco, io sono convinta che grazie al centrodestra italiano, che è modello per tanti in Europa, questi valori potranno tornare ad essere vincenti. E sono convinta che continueremo insieme a governare bene questa nazione che tanto amiamo e che merita certamente di più. Allora buon lavoro ad Antonio Tajani, buon lavoro a tutta la comunità politica di Forza Italia, a presto per tante tante battaglie che porteremo ancora avanti insieme.